Ma io spero che la politica non sia sorda a questa ribellione, che è una ribellione di tutto il mondo della scuola. Credo che non si possa neanche vedere un disegno riformatore che affida al dirigente scolastico il potere di reclutare il personale, il potere di aumentare gli stipendi o il potere di infliggere punizioni. Cioè, credo che la filosofia che c'è dentro la riforma della scuola è quella che si vede anche in altre cosiddette riforme: meno diritti per i cittadini e più potere per i potenti. Inaccettabile.